È partito in automatico il coro. Mezzi brividi. Davvero un momento per l'urlo. Pelle d'oca, pelle d'oca, pelle d'oca. Occhio, raga, subito. Subito cross, palla in aria per Morelos, liberissimo e dimenticato da Rachmani e da Kim. L'area di rigore dove si cerca l'esterno evidentemente, ma lui al cross, occhio alla palla buona. Per Zilinski. No! Scheggia l'incrocio dei pali di Madò! Porco, sa fa il gol come ho visto uno in Europa League, un Champions. Gli ha tirato una mina sotto l'incrocio. Cambio un po' di programma. Speriamo che viene bene la live. Canale 5 qua. La web via. Bravo Meret. Ragazzi, ma Zilinski quest'anno che cosa? Bravi però. No, gli stava a passare sotto. No, no, poteva entrare sta palla, che sfiga, raga. Sono grossi, sono atletici. Si vede in finale di Europa League. Non sono gli ultimi arrivati. Poi stanno in casa. Per ora stiamo a fare la partita che dobbiamo fare. Gli spazi ci stanno e possiamo fare molto meglio lì offensivamente. Raga, ma com'è possibile che a certi livelli non riescono ad alzare una cazzo di palla ferma? Pareggio giusto per ora, ma ci sta. Ragazzi, se finisce pure con un pari in casa dei Ranger, non è niente di buttato. Certo, se arrivano i tre punti, magari. Secondo me questa potrebbe essere la partita buona di Ndombele. Tu la pensi pure come me su Ndombele, che potrebbe giocare più avanti. In raspa forse, lo sai che questa potrebbe essere la partita di raspatori. Oh, bravissimo Rachmani, bravissimo. Guarda, a parte l'inizio che gli si era spento il cervello, Rachmani sta giocando molto bene. Come si fanno dei cross? Oddio, questo è altissimo. Pochissimo, raga. Occhio perché si scrive col cazzo. Attenzione che lo deve ancora convalidare. Uno e due lo dobbiamo segnare. Mi soffrano di addosso. Mi soffrano di addosso. Chi lo tira? Zielo? Ciao, vai. Vai sotto la doccia, forza. Ciao ciao, via. Forza Zielo, forza Zielo. Forza Zielo. Sì! 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 Che cazzo sti rigori comunque? Che è? Lo fa ritirare, che succede? Stava già dentro? Ecco. 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 Dai, 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 infatti siamo un uomo in più. Di nuovo calcio di rigore però. Buono. Buono. Ma com'è che noi con sti cazzo di rigori stiamo sempre in difficoltà? Un'altra chance. Il rigore si ripete. Zilinski contro McGregor. Vieni sulla linea. La torre di nuovo viene nella linea. Ma ha sbagliato ancora Zilinski. Ha parato ancora McGregor. Sta succedendo di tutto. 2 hours later. Ha sbagliato due volte il rigore, Matteo. Ha sbagliato due volte il rigore. Cioè, io che dicevo tanto che finalmente non li tira Insigne, ma davvero li facessimo di Rakvara, porco, li facessimo di Rakvara. Ma come cazzo si fa? Vai, dobbiamo essere più forti, siamo in 11, loro in 10. Ah, cose mai viste, due rigori sbagliati di fila, forse non l'ho mai visti. Cioè, l'ho visti, no, Insigne. Insigne, correggetemi se sbaglio. Ah, tipo è sempre a tirare col corpo indietro, io non capisco, perché i fondamentali mancano, certo. I fondamentali. Guarda!
calcio di rigore per il Napoli 2-3, anche se il secondo concesso il testo di Paraschelli. Mi viene da ridere, raga, mi fa ridere sta cosa. Non so se è gelo. Sì, sì, ci sta Politano, raga, ci sta. Te prego, te prego, te prego. Questa pensa che sta pensando. Sì, sì, cazzo! Andiamo! Ma sto portiere c'era arrivato di nuovo, Però finalmente preciso. Mamma mia, che fatica, oh! Pure coi rigori, che fatica, cazzo! Buono, meritato, dai. Mo tocca gestire andando in avanti, però. Voglio... No. No, ma guarda, due volte sta da solo. Due volte, ragazzi, sta da solo dall'altra parte. Sì, in teoria dobbiamo addormentare la partita, ma vorrei addormentarla davanti, perché loro ti prestano, anche se stanno in 10, non gliene frega un cazzo. Ragazzi. No, vabbè, arbitro. Che giocatore. Top player. Mamma mia, Trenna saltati. Questo cazzo è forte. Zerbin, Raspadori. Raspadori potrebbe far bene, salti l'uomo. Bravi, bravi. Se non ti vengono a pressare, comunque, non me ne frega un cazzo. Fai questo giochetto per 30 minuti. Vai, bravi. Ci annoieremo, non me ne frega un cazzo. Vai. Va bene. Dietro, ricomincia. No, lancio lungo, preciso. Va benissimo. Perché c'è lo spazio. Bravi. Vazzielo. Bravo Zielo, va bene? Va bene, così ragazzi, così. Eccolo. Eccolo. Al posto di Zielinski però, Slime. Come dicevamo. No, mi sono un attimo, ho detto, ho visto Deo. Ma un attimo di stato, ho visto Don Belém e stava a piana 5. Però giocare più avanti forse è buono. Vai Don Belém. Bravissimo Don Belém. Vai Don Belém, lancialo. Bravissimo Don Belém, lì deve giocare. Vai. Tira! No, te lo sei cagato, qua! No, Giova, grande azione qui di Don Belém. Secondo me davanti... Guarda, io... Lo sapete, ne sto a parlare malissimo da giorni. Però... Lì davanti, secondo me, è buono. Vai! Eccolo! Eccolo! Bravo! Un po' di merda. Vai, Zerbin! Va bene! Va bene, dovremmo chiuderla, quindi va male, ma va bene. Sto vedendo qualcosa di Don Belém che mi sta facendo vedere la luce pure per questi 30 milioni che dovremmo sborsare. Bravo Don Belém! Marco, tu devi giocare sempre così! Mamma mia, Lobo. Bravi, ragazzi. Kim è un pazzo. Don Belém non si è capito con Olivera, ma recupera. Mo però nostro non l'ha toccata infatti. Quasi lotta e lottano, però stanno lottando, l'atteggiamento è quello giusto. Sì, sì, bellissimo. Bellissimo, ragazzi. I nuovi sono entrati bene. Bravo Spalletti, devo dirlo. Bravo Don Belém. È fantastico, Raspa. No, non è vero, che sei sempre criticato. Ma ho detto che poteva servire, ho detto che poteva essere la partita sua. Ed ero d'accordo con Slime che ha detto che poteva essere la partita di Don Belém, ma più avanti. Ma più avanti, sì, sì, lo so. 6 punti. 6 punti. Bravi tutti, bellissima azione. Ma mi stanno a piacere tutti comunque. Hai visto? Ero fomentato questi ultimi minuti comunque. Don Belém mi ha fomentato, devo dirlo. Raspa pure appena entrato prima che è tornato. Ecco, che è tornato dietro a difendere. Bravi, raga, così devono. Paziente. E come abbiamo gestito sto 1-0, matura. I cambi hanno dato proprio tanta energia in più, eh. Grande impatto sulla gara di Don Belém, raga. Quante partite ha giocato. Don Belém ha segnato. Don Belém.
No, ragazzi, non ci posso credere, non ci posso credere. Mamma mia, 3-0 anche a Ranger, fuori casa. Segna anche Ndombele, hanno segnato tutti i nuovi, tutti i nuovi. E io quindi farei un applauso alla faccia degli assedici. Un applauso alla dirigenza. Ho esultato tanto, mi ha fatto più ridere che esultare sto gol. Perché non ci posso credere, Ndombele. Che come è entrato Ndombele? Ciao! A caso! Mamma mia, ragazzi. Bravo Giovanni, mai criticato ADL. Anche quest'estate, prima di tutti, che tutti c'era il casino quest'estate. Mo' nessuno, non si sentono più parlare quelli. Gli A16. Kim, regà, un'altra ennesima partita di Kim impeccabile. Posso dire che è meglio di Koulibaly? Lo posso dire? Forse già l'avevo mezzo fatto intuire, ma mo lo dico ufficialmente. Ma regà, Koulibaly ogni tanto la faceva cappellata, poi recuperava. Di testa non era così forte. Kim non fa manco... Cioè, è una cosa assurda. Siamo più forti di l'altra. Sì, calmiamoci. Calmiamoci. Non è che Rangers sono uno squadrone. Però maturi. Maturi sull'1-0. Maturi. No, tanta roba, ragazzi. Bravo Spalletti. Bravi giocatori. Ndombele, ti chiedo scusa. Davanti puoi giocare. Bello, ragazzi. 6 punti. Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto?